rappresenta una giornata importante per la città di Pineto perché probabilmente dopo anni si risolverà il problema dell'erosione costiera con la realizzazione delle scogliere. È il momento decisivo per questo lavoro, abbiamo dovuto, purtroppo siamo stati costretti in questi anni anche a dover commissariare il Comune per l'inerzia con cui aveva gestito il finanziamento iniziale ottenuto sui fondi sviluppo e coesione precedenti. Abbiamo ulteriormente incrementato questa dotazione, di fatto oggi tra i diversi altri fondi che abbiamo messo in campo siamo al triplo della disponibilità economica, circa 3 milioni, e con un'opera che finalmente parte, finalmente comincia, e quindi tra poco vedremo il cantiere e anche potremo apprezzare il beneficio, sempre ricordando che il mare è, come dire, una brutta bestia, riserva sorprese a volte anche negative, perché non sono mancati investimenti importanti che abbiamo fatto e che poi non hanno dato i risultati sperati, ma insomma questo poi sta nelle mani dei tecnici e degli ingegneri. Il compito della politica è trovare le risorse e far lavorare gli uffici alle soluzioni e gestire la fase degli appalti. Poi appunto attendiamo tutti di vedere i risultati, ma insomma dobbiamo avere fiducia ed è sicuramente importante che quest'opera finalmente parta dopo troppi anni di ritardi.